Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Il 1° gennaio non è soltanto Capodanno, la festa civile, ma è anche, per i cristiani, l'ottava di Natale, e cioè il giorno dedicato alla pace da Papa San Paolo VI, ed è il giorno dedicato a Maria Santissima, Madre di Dio. Anticamente era la festa della circoncisione di Gesù, come dice il Vangelo di oggi, compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione. Come ogni bravo ebreo, Gesù maschio viene circonciso e, ecco, un po' come il nostro battesimo, gli viene imposto il nome di Gesù. E quindi è la festa anche del nome di Gesù, nel senso che in quel nome c'è già tutto. Gesù è il Salvatore, perché il nome Gesù vuol dire Dio salva. Ma oggi ci viene, come dire, nella contemplazione del grande mistero del Natale, siamo appunto ancora dentro il tempo del Natale, ci viene presentata come figura esemplare Maria. Maria Santissima vista nella sua maternità, nel suo essere madre di Dio, e il Vangelo di San Luca, che la dipinge in maniera perfetta nel suo atteggiamento spirituale, ci dice che Maria custodiva tutte queste cose, le cose che sentiva, che ha sentito dai pastori, le parole dell'angelo, le cose che vedeva attorno a sé, le custodiva tutte nel suo cuore, meditandole. Ecco, questo meditandole è una traduzione un po' povera, ma è perché è difficile da rendere il greco, che dice proprio un lavoro di lettura simbolica, c'è proprio questa radice, simballusa, cioè colei che cerca e confronta le cose cercando di legarle insieme, cioè di trovare, diciamo, quel filo rosso del senso di ciò che ascoltava, di ciò che vedeva, di ciò che viveva dentro la volontà di Dio. È quello che deve fare ogni discepolo, secondo Luca, cioè cercare il progetto del Signore sulla propria vita, cercare il senso delle cose della storia, delle cose della vita. Insieme con Maria cerchiamo anche il senso della pace. Dove trovare pace? La pace del mondo. Quanto abbiamo bisogno di pace? Ecco, Maria ci insegna a guardare nel cuore, perché il primo luogo da cui nasce la pace è proprio il nostro cuore, un cuore pacificato, un cuore che ha fatto la pace con se stesso, con la propria storia, con i propri limiti e peccati, perdonati dalla misericordia del Signore, riesce a essere un cuore pacificato e pacificatore anche con gli altri, anche con la storia, ed essere un costruttore di pace. Ecco, impariamo da Maria a costruire la pace, a cercare la volontà di Dio. Impariamo a guardare Gesù con i suoi occhi, gli occhi di una madre che vede in quel bambino non solo il suo figlio, ma il figlio di Dio, il dono definitivo del Padre, il principe della pace, il salvatore di tutti. Contempliamo nel mistero del Natale la venuta di Gesù con gli occhi di Maria. Questo è l'invito della liturgia di oggi. Buon anno a tutti.